Sergio, uomo e amico, se n'è andato. Con queste parole John Elkann, presidente di Exor, la holding di famiglia, annuncia la morte dell'ex amministratore delegato di Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, che proprio oggi avrebbe dovuto annunciare l'azzeramento del debito di Fiat Chrysler. A farlo è stato un nuovo CEO del gruppo, Mike Manley, debuttando davanti alla comunità finanziaria di Londra in negativo tutti i titoli della Galassia FCA. Rabbia e polemiche in Grecia, sono 79 le vittime accertate e oltre 500 i feriti, ma si teme un bilancio ancora più pesante per gli spaventosi roghi alle porte di Atene, probabilmente di origine dolosa. Il governo, criticato per i tagli alla protezione civile, ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, lo stato di emergenza e chiesto l'aiuto dell'Unione Europea. Ancora un rinvio per il decreto dignità. Il provvedimento approderà nell'aula della Camera il 30 luglio con il voto finale previsto per il 2 agosto. Poi toccherà al Senato, un percorso a tappe forzate scandito dalle critiche su contratti a termine, indennizi e voucher. Ancora proteste da parte degli imprenditori, quelli del Veneto attaccano. Così il governo ci rovina. La Lega risponderà alle critiche con i fatti, fa sapere il viceministro dell'Economia Garavaglia. Sull'Ilva, se la gara è da annullare lo dirà la legge, ma non mi sembra che la procedura di assegnazione sia stata fatta a regola d'arte. Parole del ministro dello sviluppo economico Di Maio, che proprio questo pomeriggio incontrerà i vertici di ArcelorMittal dopo che il colosso siderurgico si è detto pronto a migliorare l'offerta di acquisto. A Washington è il giorno del vertice tra Trump e Juncker. Non sono eccessivamente ottimista, ammette il presidente della Commissione di Bruxelles dopo le parole del presidente americano che ha definito l'Unione Europea un nemico. Eliminino tutte le tariffe, le barriere, i sussidi. Ciò finalmente si chiamerebbe libero mercato e commercio equo, ha scritto Trump in un tweet. È in corso al Viminale il vertice tra la sindaca Virginia Raggi e il ministro dell'Interno. Tra i principali temi in discussione sulla sicurezza, quello che riguarda l'emergenza campi Rom che si è venuta a creare. Ieri infatti la Corte Europea ha bloccato uno sgombero. Salvini chiede la linea dura, serve passare ai fatti, sono al fianco della Raggi, chiudiamoli tutti. Buongiorno dal telegiornale della 7. Se n'è andato l'uomo e l'amico. È successo quello che temevamo. Così John Elkann ha annunciato al mondo una notizia che era attesa fin dallo scorso weekend, quello del convulso aggravarsi delle condizioni di Sergio Marchionne, quella notizia che aveva costretto il gruppo a ridistribuire deleghe e responsabilità. Se n'è andato a 66 anni e Marchionne era ricoverato da fine giugno a Zurigo e dunque adesso proprio in una giornata che era anche dal punto di vista operativo particolarmente significativa per il nuovo corso, i nuovi vertici, un gruppo salvato in qualche modo da Sergio Marchionne, lasciato con zero debiti rispetto agli anni davvero complicati della Fiat, adesso deve raccogliere queste sfide e deve farlo senza l'ex AD. Cominciamo da qui. Essere il suo grande giorno, presentare a tutti, azionisti, analisti finanziari e dipendenti, il risultato più importante della sua carriera in Fiat. Oggi avrebbe annunciato l'azzeramento del debito di FCA. Un traguardo importante raggiunto da Sergio Marchionne dopo un lungo cammino durato 14 anni. Iniziato quando aveva preso in mano un'azienda sull'orlo del fallimento nel 2004, Fiat perdeva più di 2 milioni di euro al giorno e l'ha traghettata fin qui cambiandole nome e volto. Dall'impresa familiare tipicamente italiana, strettamente legata agli Agnelli e a Torino, fino a farla diventare una multinazionale globale dopo l'acquisto dell'americana Chrysler. È accaduto purtroppo quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato, ha commentato in una nota il presidente di FCA, John Elkann. Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria, ha aggiunto, sia far tesoro dell'esempio che ci ha lasciato, coltivare quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale di cui è sempre stato il più convinto promotore.
Ma sono tante le parole di cordoglio che arrivano dal mondo della politica, quello sindacale. Per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Marchionne ha mostrato al mondo la creatività delle imprese italiane e ha avuto una visione oltre l'orizzonte. Mentre il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha espresso cordoglio a nome di tutto il governo. Alla Camera dei Deputati, per rendergli omaggio, durante l'esame del decreto dignità si è osservato un minuto di silenzio, mentre per il segretario della CISL, Anna Maria Furlan, Marchionne è stato un grande manager che ha segnato un'epoca, un avversario di cui riconosciamo il valore, invece il commento della CGIL che fa le condoglianze alla famiglia. Stamani i nuovi vertici di FCA hanno diffuso i risultati trimestrali con l'azzeramento del debito, 500 milioni in cassa e un utile netto di 750 milioni di euro in diminuzione del 35%. I titoli legati ad FCA al momento viaggiano in rosso. Sì, un'altra giornata complicata dopo quella, peraltro, la prima del nuovo corso, lo ricorderete, lunedì, la prova dei mercati, la prova delle quotazioni, e naturalmente quella di lunedì era stata una giornata particolarmente complicata, poi in parte recuperata. Dunque, dicevamo della figura di Marchionne, molto si è detto in questi giorni, anche con qualche polemica, perché resta un manager divisivo dalle scelte coraggiose, ma soprattutto l'ultimo tratto della sua carriera, il suo percorso, quello che ha ridisegnato la Fiat e poi Fiat Chrysler, ha fatto la differenza. Dalla notizia di sabato dell'irreparabile aggravarsi delle sue condizioni al muro di riservatezza di questi giorni, rotto dalle ipotesi sulla sua malattia, i dubbi sul futuro della galassia di aziende di cui era il timone, i ricordi di chi lo aveva conosciuto e due ore fa ha saputo della sua morte. Il manager con il maglione girocollo scuro, abruzzese di nascita, canadese di formazione, residente in Svizzera. Sergio Marchionne nasce a Chieti 66 anni fa, ne ha 14 quando la sua famiglia, padre maresciallo dei carabinieri, si trasferisce a Toronto. Colleziona 3 lauree in filosofia, economia e giurisprudenza e un master in business administration. Inizia nel Nord America la sua attività professionale. Dagli anni 80 ricopre ruoli dirigenziali sempre più importanti in società di assistenza legale. Ma la sua specializzazione diventa ben presto quella di rilanciare le aziende in cui lavora. È questo il marchio di fabbrica che il manager porta anche in Fiat, quando nel 2003 entra nel consiglio di amministrazione del Lingotto, su designazione di Umberto Agnelli. L'anno dopo ne diventa amministratore delegato. La Fiat perdeva più di 2 milioni al giorno. Gli analisti oggi si aspettano un utile come gruppo di 2 miliardi di euro. Un piano di investimenti da 10 miliardi che porta i primi utili già nel 2005. Un successo ottenuto anche attraverso scelte impopolari, rompendo gli schemi delle trattative con le parti sociali. Il duro scontro con la FIOM, quando tra il 2008 e il 2009 la crisi lo costringe alla cassa integrazione. Il referendum tra gli operai, prima a Pomigliano, poi a Mirafiori, sulle concessioni che i sindacati dovrebbero fare per produrre la nuova Panda. Disdice il contratto nazionale dei metalmeccanici. Poi la Fiat di Marchionne esce da Confindustria, una presa di posizione clamorosa mai vista nel mondo industriale italiano. Poi l'acquisizione dell'americana Chrysler sulla via del fallimento, con la benedizione e il prestito del presidente Obama. Cambia il nome in FCA Fiat Chrysler Automobiles, un gruppo italo-americano di diritto olandese fisco inglese. La quotazione della Ferrari, i tanti modelli di auto lanciati sul mercato in questi anni. Nei 14 anni a guida Sergio Marchionne i ricavi del gruppo automobilistico sono più che triplicati. Nell'ultimo suo incontro con gli analisti il mese scorso indossava la cravatta. Una cravatta ben annodata, il primo passo serio nella vita, aveva detto. Poi la commozione, qualche giorno dopo, appena prima del ricovero in Svizzera, alla consegna di un modello della Jeep dei Carabinieri, lui presidente onorario della sede di Toronto, dell'Associazione Nazionale dell'Arma. Allora, adesso veniamo ad aggiornare la situazione in Grecia, che è fatta di dolore per tutte quelle vite perse. Il bilancio è salito a 79 vittime per quell'inferno di fuoco. Oltretutto è un bilancio destinato a salire, a crescere. Uno, perché ci sono ancora zone che non sono state raggiunte, non è stata ispezionata casa per casa di quel che è rimasto, davvero poco o niente. Due, perché molti feriti sono in condizioni gravissime. Dicevo, è il momento del dolore, ma anche della polemica. Per quel che è mancato, comincia a essere chiaro, un piano antincendio che consentisse agli stessi pompieri di agire in modo coordinato, e notizia di poco fa, la Corte Suprema indagherà sotto questo aspetto.
79 morti, 22 in più rispetto alla strage compiuta dalla serie di incendi che devastò il Peloponneso nell'agosto del 2007. Dopo 11 anni e molte manovre lacrime e sangue che hanno colpito con tagli e ristrettezze anche vigili del fuoco e protezione civile, la Grecia conta ancora una volta le vittime del fuoco e fronteggia nuove polemiche. Al momento 480 pompieri sono al lavoro per spegnere le fiamme a Mati e sul Monte Pentelico e si cercano ancora persone che risultano disperse. Nella confusa corsa verso il mare, mentre barche, gommoni e unità della guardia costiera traevano a bordo i fuggiaschi, molte famiglie sono state separate. E cosa più triste, cominciano gli arresti per gli sciacalli sorpresi a rubare nelle case abbandonate in tutta fretta dai proprietari. La Grecia è a lutto nazionale per 3 giorni. Arrivano attestati di solidarietà da tutta Europa e anche uomini e mezzi per aiutare gli stremati pompieri locali. Il premier Tsipras nel suo discorso ha parlato di un piano doloso dietro la catena di incendi che in poche ore ha devastato diverse zone dell'Attica. Per alcuni ex ufficiali dei vigili del fuoco la colpa va cercata anche nella mancanza di un piano di emergenza regionale. Con evacuazioni rapide si sarebbe forse potuto contenere il numero dei morti ed evitare la strage. Tutto è cominciato lunedì in tarda mattinata. I pompieri erano impegnati con un incendio scoppiato sul monte Pentelico ad ovest di Atene, dove le fiamme sono arrivate alle case e a lambire 3 quartieri che sono stati evacuati. Un altro era nella zona sud, a Rafina, dove sono state girate queste immagini che mostrano l'autostrada assediata dal fuoco. Poi il vento ha repentinamente cambiato direzione, spingendo l'incendio velocemente verso la costa. Ci sarebbe stato il tempo per avvertire e mettere al sicuro la popolazione di Mati? Questa è la domanda che oggi si pongono in tanti. Di sicuro la cittadina non esiste più, resta la devastazione assoluta e tra queste mura incenerite e dentro queste auto sciolte dal fuoco che i pompieri stanno ancora cercando con la speranza di non trovare più nessuno. Allora, veniamo all'Italia dal punto di vista politico. Sicuramente sono giorni segnati, giorni tormentati dal cammino del decreto dignità. C'è stato un ulteriore slittamento prevedibile se si pesavano quelle che erano le tensioni, il numero degli emendamenti, ma soprattutto proprio la discussione sui contenuti che in certi casi riguarda anche le stesse forze della maggioranza del governo e dunque di Lega e Movimento 5 Stelle. Slitta tutto alla prossima settimana, ma c'è anche un fronte, quello degli imprenditori che è particolarmente pressante nei confronti delle scelte dell'esecutivo, guardando naturalmente alla possibile protezione che dovrebbe arrivare dalla Lega. 3 giorni fa era stato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a criticare nuovamente il decreto dignità. Non è coerente con l'operato del governo, eleva il costo del lavoro e prevede la flat tax, aveva detto, spingendo sulla necessità di inserire alcune modifiche per migliorare i contratti a tempo determinato. Ieri sono stati oltre 600 imprenditori veneti ad insorgere contro il provvedimento fortemente voluto da Luigi Di Maio. Se confermato nella sua impostazione, graverà in modo pesantemente negativo su occupazione e imprese, perché introduce rigidità che avranno il solo effetto di far perdere le occasioni di lavoro che un'economia, sia pure in fragile ripresa, sta creando, con il rischio, avvertono, di azzerare la crescita dei posti di lavoro che in Veneto, nel primo trimestre del 2018, è stata di 53.200 nuovi posti, di cui il 26% di contratti a tempo indeterminato. Allarme che Forza Italia amplifica. Le critiche degli imprenditori veneti testimoniano la distanza siderale tra chi si sforza di fare imprese e creare nuova ricchezza e la visione novecentesca, utopistica e antimercato del ministro Luigi Di Maio. Attacca la capogruppo azzurro alla Camera, Maria Stella Gelmini, che lancia un appello alla Lega perché ascolti il grido di dolore che arriva dalla base elettorale del centrodestra. Salvini batta un colpo. Gli imprenditori veneti protestano. È solo l'inizio, profetizza l'ex premier ed ex segretario del PD Matteo Renzi, mentre Maurizio Martina parla di decreto assente che si sta rivelando un clamoroso boomerang e rilancia la proposta del PD di tagliare un punto sul costo previdenziale all'anno per 4 anni. Per effetto del decreto, aggiunge, in queste ore migliaia di lavoratori stanno ricevendo lettere per il mancato rinnovo del contratto a termine. Partiamo dalle 10 proposte del PD sul lavoro stabile.
Quanto al vice premier Luigi Di Maio, per ora non replica alle critiche degli industriali veneti e prende tempo. Il decreto non è stato ancora modificato né approvato, dice, lasciando intendere che forse ci sono ancora margini di correzione che mettano d'accordo imprese e lavoratori. La Lega risponderà alle critiche degli imprenditori veneti con i fatti, fa sapere il vice ministro dell'economia Massimo Garavaglia, riferendosi alla norma che riduce da 36 a 24 mesi la durata massima dei contratti a termine e che reintroduce le causali. Intanto nelle commissioni finanze e lavoro della Camera si continua a lavorare sugli emendamenti. Ci sono ancora molti nodi da sciogliere come voucher e indennità. Per questo l'approdo del testo in aula a Montecitorio è slittato al prossimo lunedì. Il via libera definitivo è atteso per il 2 agosto, poi il testo passerà in Senato. I tempi per approvarlo entro la pausa estiva sono strettissimi, il ricorso alla fiducia è sempre più probabile. E poi c'è tutto quel capitolo dedicato al terremoto. In effetti sul decreto terremoto è arrivata la firma del Presidente della Repubblica, ma rivolgendosi direttamente al Presidente del Consiglio emergono da parte di Mattarella tutte le criticità e le perplessità su quel testo che riguarda, lo ricordiamo, le regioni colpite dal sisma, quello del 2016. Un possibile conflitto con il ruolo della magistratura e l'assenza di disposizioni specifiche che potrebbero di fatto vanificare la validità del decreto. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge di conversione del decreto terremoto. Mattarella ha scritto però contestualmente una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per segnalare taluni aspetti di criticità del decreto che, pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità. Il Quirinale rimette così alla valutazione del Governo l'individuazione dei modi e delle forme di un nuovo intervento normativo idoneo a ricondurre a maggiore efficacia il provvedimento in questione. Il decreto varato dal Governo Gentiloni lo scorso 29 maggio e approvato in via definitiva lo scorso 19 luglio dal Governo Conte dispone ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A suscitare le perplessità del Colle, proprio i notevoli ampliamenti introdotti dal nuovo esecutivo nel provvedimento, costituiti da 20 nuovi articoli di legge. Secondo Mattarella, l'efficacia del decreto terremoto potrebbe essere vanificata dall'assenza di una specifica sospensione della punibilità delle sanzioni in materia di edilizia, urbanistica e tutela di aree protette. Il comma 3, invece, conterrebbe una disposizione lesiva della intangibilità ex legge dei provvedimenti giudiziari, sottraendo alla magistratura la esclusiva competenza a valutare i presupposti per il permanere delle misure di sequestro. Mattarella chiede quindi al governo Conte un intervento normativo idoneo a sanare le criticità esposte nel controfirmare il provvedimento. Il capo dello Stato, come ha già fatto capire nelle settimane scorse, vigilerà puntualmente sui provvedimenti del governo, nel rispetto degli articoli della Costituzione. È per questa ragione che trapela irritazione dal Quirinale su un intervento ritenuto irrituale e che non avrà luogo, come la presunta richiesta di un incontro con i presidenti di Camera e Senato per aprire un ombrello di protezione sul ministro dell'Economia. E anche il monito di questa mattina del Presidente della Repubblica sul razzismo si può leggere nell'ottica di un rapporto vigile nei confronti di un governo con cui non sono mancati momenti di tensione. Ogni teoria di razza superiore o di razza accompagnata da aggettivo diverso da umana non deve più avere cittadinanza. Ciò che è accaduto segna un limite di disumanità che mai più dovrà essere varcato, ha detto Sergio Mattarella. Non rimarrà aperta per... Adesso poi andiamo ad aggiornare anche il dossier IVA, anche perché veramente costantemente c'è un cambio di posizione o comunque il considerare nuovi scenari, almeno dal punto di vista del Ministro dello Sviluppo Economico Di Maio. Vi dicevamo ieri della possibilità, l'apertura nei confronti del governo da parte del nuovo acquirente franco-indiano per dare sicuramente garanzie e anche solidità alla proposta d'acquisto, ma è proprio sulla proposta d'acquisto, sulla gara che Di Maio punta il dito, nel caso si tornasse indietro su quel fronte, insomma, verrebbe azzerato il lavoro di molti mesi, tutt'altro che semplice, anche dal punto di vista dei sindacati, che pure con Di Maio devono vedersi nella giornata di oggi. Il futuro dell'Ilva è di nuovo in bilico. A rimettere tutto in discussione è stato il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio con il suo annuncio del procedimento di autotutela che potrebbe portare all'annullamento dell'aggiudicazione della gara per la cessione del siderurgico che si è conclusa nel 2017. Decisione presa, spiega Di Maio, a seguito delle verifiche interne sul dossier Ilva e dopo aver ascoltato il parere fornito dall'autorità anticorruzione che ha sottolineato alcune criticità. Un iter che
durerà 30 giorni, con il rischio di riportare tutto al punto di partenza. I vertici dell'ArcelorMittal si preparano comunque all'incontro con Di Maio, previsto nel pomeriggio, al Ministero dello Sviluppo per approfondire le proposte migliorative del contratto di acquisizione presentate ieri dal gruppo sul piano ambientale, con un'apertura sulle assunzioni per ora ferma a 10.000 operai e comunque la questione esuberi è ancora tutta da discutere con i sindacati. Da una parte quindi si va avanti sulla trattativa in vista della cessione, dall'altra si riesamina la gara di acquisizione che ha aperto la strada alla cessione stessa. Intanto il grande concorrente di Arcelor, la indiana Jindal Steel West, che aveva perso la gara per il colosso siderurgico di Taranto, da ieri è il proprietario di Sevita, l'ex acciaierie Lucchini di Piombino. Il gruppo indiano si impegna a produrre almeno 2 tonnellate di prodotti finiti, costruendo 2 forni elettrici, con un investimento di 1.050.000.000 di euro. Il Ministero dello Sviluppo contribuirà con altri 33 milioni per la tutela ambientale e il risanamento e 60 milioni della Regione Toscana destinate all'efficienza energetica del ciclo produttivo, ricerca e formazione. Le prime a partire saranno le attività di laminazione con semi lavorati prodotti in India. A settembre inizieranno a lavorare 435 operai che diventeranno circa 750 all'inizio del 2019, per raggiungere quota 1.500 quando si tornerà a produrre acciaio. Nella riorganizzazione dell'impianto, il settore delle produzioni verrà allontanato dal centro di Piombino. Tutti favorevoli commenti dei sindacati che vedono concludersi positivamente un percorso lungo e travagliato che si era aperto 15 anni fa con la crisi del gruppo Lucchini. Lungo e travagliato anche il percorso che dovrebbe portare alla TAP e un altro progetto, quello che ci rimanda alla Puglia, che pure è in fase piuttosto avanzata eppure nella fase della campagna elettorale è stato messo a più riprese a rischio dal Movimento 5 Stelle. Anche lì la posizione di Di Maio è da valutare, è il ministro competente, potrebbe pensare di continuare in quella direzione scontrandosi magari con la base del suo elettorato, ma lo stop ai lavori potrebbe arrivare da un altro fronte, che è quello delle analisi delle acque che sono nelle falde sotto al cantiere TAP. Non c'è pace nella tormentata vicenda TAP. Questa mattina il sindaco di Melendugno, Marco Poti, ha vietato il prelievo dell'acqua dai pozzi nella zona del cantiere di San Basilio, la spiaggia di San Foca in Salento, dove è in corso la costruzione del microtunnel del gasdotto, l'ultimo tratto dell'opera che porterà il gas dall'Azerbaigian in Europa. E di fatto vieta ogni attività di cantiere per un mese. Nella falda acquifera dell'area, dove sono in corso i lavori, infatti, sono stati riscontrati valori superiori alla norma di alcuni metalli pesanti, come nichel, cromo, arsenico, che in alcuni punti campione di analisi del terreno sono superiori anche di 5 volte rispetto a quanto stabilisce la legge. Le irregolarità sono contenute nel piano di monitoraggio ambientale delle acque sotterranee presentato dallo stesso consorzio e la Transadriatic Pipeline a diversi soggetti, tra cui Ministero dell'Ambiente, Regione Puglia ed enti locali. I prelievi, effettuati il 27 e 29 giugno e il 10 luglio scorso, nelle aree intorno al cantiere, infatti, hanno evidenziato alcuni sforamenti pericolosi, dice oggi il sindaco di Melendugno, che in attesa di ulteriore analisi da parte dell'ARPA ha disposto in via cautelativa il divieto di prelievo dell'acqua dai pozzi che si trovano entro 500 metri dalla linea alle zone adiacenti il cantiere e l'immediata sospensione di qualsiasi attività per 30 giorni, portata avanti da TAP o altre ditte. Secondo quanto emerge dall'ordinanza del primo cittadino di Melendugno, TAP non avrebbe impermeabilizzato l'area di cantiere come previsto, invece nelle prescrizioni A35 e A36 della valutazione di impatto ambientale, causando così la dispersione in falda di sostanze pericolose alla salute pubblica. Intanto il comitato NoTAP promette battaglia. Sulla base dei rilievi ottenuti e del presunto inquinamento delle acque, presenteremo una denuncia per disastro ambientale contro TAP e contro gli enti che avrebbero dovuto vigilare e non l'hanno fatto, dicono oggi cittadini e ambientalisti che si battono contro la costruzione del gasdotto. Chiederemo il sequestro del cantiere, annunciano. In ogni caso le ruspe vicino al lido di San Foca sono ferme e lo resteranno fino alla fine della stagione balneare, il 30 settembre. Lo scontro continua nonostante l'estate.
E poi c'è la guerra commerciale di Donald Trump, proprio in questi minuti vedevo che sta twittando contro la Cina, sono cattivi con noi, lo sapete, lì lo scambio nella guerra commerciale è già in termini di dazi reciproci, invece per quel che riguarda l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea, molto nelle mani del Presidente della Commissione Juncker, è atteso a Washington, più volte siamo stati definiti da Trump i nemici in termini di paesi membri dell'Unione, un impatto commerciale, quello che potrebbe avere la nuova ondata di dazi da parte di Donald Trump che potrebbe toccare 300 miliardi di commercio. Vedremo in che direzione si va. Non sono eccessivamente ottimista e non ne avrebbe alcun motivo Jean-Claude Juncker in vista dell'incontro di oggi a Washington con il presidente americano Donald Trump, che ha definito l'Unione Europea un nemico e in un comizio in Kansas ha spiegato che sul commercio il vecchio continente agisce in maniera orribile. Così Juncker arriva a Washington in punta di piedi, senza mandato per trattare, senza avere proposte da presentare, più che altro per cercare di capire che aria tira. Per l'Unione è fondamentale chiarire fino a che punto il Presidente stia usando la guerra commerciale per distogliere l'attenzione sulle sempre più drammatiche novità sul Russiagate. E dalla vicenda Stormy Daniels, oggi la CNN ha diffuso l'audio dei colloqui privati tra Donald Trump e il suo avvocato Cohen, nel quale il Presidente gli ordina di pagarla in contanti per farla tacere. Oppure esista un margine reale per trovare una soluzione negoziata e mettersi la vicenda dazi alle spalle. Lo spazio per il dialogo al momento sembra esiguo. Ho un'idea per tutti, Europa e Stati Uniti. Eliminiamo tutte le tariffe, le barriere, i sussidi. Questo finalmente si chiamerebbe libero mercato e commercio equo, scrive il Presidente in un ultimo tweet, come se si potesse passare da 100 a 0 senza negoziare e tutto in una volta. Le proposte sul tavolo, soprattutto da parte di Bruxelles, esistono, vanno da quella discussa dalla Merkel con l'ambasciatore statunitense a Berlino di un round multilaterale tra tutti i grandi paesi produttori di auto per un generale abbassamento delle tariffe, ad un accordo singolo con gli Stati Uniti, magari per comparto merceologico, con l'obiettivo di ristabilire alcuni equilibri che Trump ritiene violati. Ma l'approccio multilaterale non piace al presidente americano, che come prima mossa è uscito da più di un trattato di questo genere e fino ad ora non ha dimostrato la pazienza di voler entrare nei dettagli di un negoziato comparto per comparto. Inoltre, come spiega Bruxelles, sotto minaccia di sanzioni non si negozia. Quindi se Trump applicherà un aumento del 25% delle tariffe alle auto europee per ammorbidire l'Unione, una parte delle quali sono peraltro prodotte negli Stati Uniti e creano mezzo milione di posti di lavoro, la vecchia Europa ha già allo studio ritorsioni per 300 milioni di dollari. C'è stato un nuovo attentato in Pakistan, non il primo, un bilancio davvero grave, 31 morti, 32 feriti, l'attentato kamikaze all'esterno di un seggio elettorale, siamo a Quetta nel Pakistan occidentale. L'attentatore stava provando a entrare, quando la polizia lo ha fermato si è fatto saltare in aria. L'attacco è già stato rivendicato dall'ISIS, aveva come principale obiettivo il vice ispettore generale della polizia, che tuttavia è riuscito a salvarsi. Tra le vittime ci sono almeno 3 agenti e proprio oggi nel paese, vi dicevo, si vota per eleggere il nuovo Parlamento, tra imponenti misure di sicurezza che evidentemente non sono state sufficienti per evitare la strage. Peraltro tutta la campagna elettorale è stata segnata da gravi violenze. Torniamo in Italia e a quello scontro che riguarda la polemica che tante volte entra anche come annuncio e slogan in campagna elettorale nei confronti degli insediamenti rom nelle città. La concentrazione del ministro Salvini in queste ore è sulla situazione romana, lo coinvolge naturalmente con anche le responsabilità della sindaca Raggi. Oggi c'è stato un incontro, però poi sul territorio la situazione è ben diversa da quell'insediamento zero che ha promesso Salvini, perché ci sono di mezzo le persone, i diritti da garantire e anche i pressing di Strasburgo. Virginia Raggi arriva al Viminale con una lunga lista di temi da affrontare con il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Uno dei più spinosi è la questione degli insediamenti rom che il ministro ha già detto di voler azzerare. E parlando con il quotidiano Il Tempo, Salvini ribadisce: oggi convincerò la Raggi a chiudere i campi rom a Roma. Voglio essere di aiuto con i fatti e con le parole. Il vice premier ha poi aggiunto: è un capitolo che conosco bene. Alcuni di questi campi li ho anche visitati personalmente e non
vedo l'ora di sigillarli e restituire quegli spazi ai cittadini. Al vertice di oggi la sindaca non ha portato la chiusura del Camping River, un insediamento tormentato, 400 persone, quadrante nord della capitale. Lo sgombero per emergenza igienico-sanitaria previsto per ieri è stato sospeso per ordine della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha chiesto chiarimenti al Campidoglio accogliendo il ricorso portato avanti dall'Associazione 21 Luglio che difende i diritti dei Rom. Tre persone non avrebbero ricevuto adeguata proposta alternativa di alloggio come legge impone. Secondo l'amministrazione capitolina invece a tutti è stato proposto di entrare nei circuiti di accoglienza. Alle 12 di oggi è scaduto il termine per presentare la documentazione a Strasburgo, i verbali dei colloqui, le registrazioni e i filmati che attestano l'operato del Campidoglio. Ma la Raggi già ieri aveva convenuto con Salvini, i campi Rom sono un caos dal 2008, da quando sostanzialmente esistono in maniera ufficiale e drenano 25 milioni di euro l'anno. A me interessa che la legalità, a prescindere dalle lettere delle corti, venga ripristinata, ha detto il ministro Salvini poco fa al termine dell'incontro. È una corte curiosa che ci mette anni a rispondere su alcuni quesiti e una manciata di minuti per arrivare ad altre decisioni, ma non sarà la Corte Europea di Strasburgo a bloccare la soluzione di un problema di ordine pubblico. Quando parliamo dei ritardi del decreto dignità spesso parliamo anche dell'inserimento no dei voucher in particolari settori, quello dell'agricoltura e del turismo, per coprire e garantire il lavoro nero che va eliminato. Ci sono altri settori, non solo quello dell'agricoltura, dove la procedura del caporalato e le garanzie poche e informali per rendere il lavoro più redditizio dal punto di vista delle imprese è consuetudine. Guardate. Nella piazza principale di Castelnuovo Rangone, un paesino in provincia di Modena, c'è uno dei pochi monumenti al mondo dedicato al maiale, un omaggio insolito che si spiega facilmente guardando i numeri sull'occupazione. In questo distretto le imprese di macellazione e lavorazione carni, soprattutto suine, danno lavoro a circa 3.500 persone. Un settore florido ma che secondo i sindacati è sempre più contaminato da una nuova forma di caporalato. I lavoratori non vengono più assunti direttamente dalle imprese, ma somministrati da società e cooperative che propongono un costo del lavoro più basso della media. Significa che l'appaltatore o spesso i subappaltatori lavorano in maniera irregolare o non versano i contributi o non versano le tasse o non pagano le retribuzioni dovute. Cioè per l'azienda che usa questi lavoratori in somministrazione, il risparmio qual è? Di un terzo, quindi normalmente i lavoratori sono pagati meno di quello che dovrebbero essere pagati. Non dobbiamo sottovalutare un altro aspetto che è il precariato, cioè si crea in questo modo una minor stabilità dei rapporti di lavoro per cui il lavoratore è più ricattabile, quindi non ha le tutele previste in caso di licenziamento. È quello che è successo alla fine del 2017 a 127 lavoratori della Castelfrigo di Castelnuovo Rangone e quello che potrebbe accadere a 1.400 dipendenti delle cooperative che fanno parte del consorzio Servizi Globali, coinvolto 10 giorni fa da un'inchiesta della Procura di Milano che ha portato all'arresto di 17 persone in tutta Italia. I lavoratori si sarebbero accorti di non aver ricevuto i contributi soltanto dopo l'intervento della Guardia di Finanza. I lavoratori hanno bisogno di capire chi è che li paga il mese prossimo. Dopo l'inchiesta ci sono stati scioperi e manifestazioni. Qui siamo davanti a un impianto di macellazione di Parma dove i lavoratori erano assunti da una cooperativa che avrebbe chiuso senza preavviso e senza pagare gli stipendi. Se vieni scoperto hai una sanzione ridicola grazie a cambiamenti legislativi che sono stati fatti l'anno scorso. Quindi se la cavano con 16.676 euro. Secondo l'Ispettorato del Lavoro, il problema delle false cooperative non riguarda soltanto il campo della macellazione, ma anche altri settori. Su 359 coppie ispezionate fra il gennaio del 2017 e giugno 2018, il 75% non era in regola. Altro lavoro da difendere, se possibile da migliorare nelle condizioni quotidiane, questo è il punto di vista almeno dei lavoratori di Ryanair che sono in mobilitazione, in sciopero, il più massiccio della storia della compagnia irlandese. Per quel che riguarda l'Italia solo oggi, invece in molti paesi d'Europa la mobilitazione prosegue domani e non tutti i passeggeri erano stati informati a quanto pare correttamente. Volo? Cancellato, ahimè, per cui 16 ore con l'autobus adesso. Dovrei dormire qua a terra con la famiglia.
La stima per ora è di 132 voli cancellati negli aeroporti italiani, ma lo sciopero di 24 ore del personale Ryanair andrà avanti fino alla mezzanotte di oggi. Piloti e addetti di terra chiedono l'applicazione del contratto collettivo nazionale. Basta con le agenzie di lavoro straniere che non garantiscono le tutele per previdenza e malattia previste nel nostro paese. L'agitazione è europea e la compagnia calcola che tra Belgio, Olanda, Spagna e Portogallo resteranno a terra 600 voli. In Italia coinvolti gli aeroporti di Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino, Napoli, 18 i voli cancellati a Bologna questa mattina. A Bergamo, Orio al Serio i voli del vettore irlandese sono l'80%, i passeggeri a terra sono in coda, per informazioni fin dall'alba l'aeroporto è paralizzato. Si calcola che sono circa 2.000 le persone rimaste a terra in questo aeroporto, 12 voli cancellati in partenza, altrettanti in arrivo solo questa mattina. Il gestore dell'aeroporto ha messo in campo tutto il personale per dare informazioni, sono state richiamate persone anche dagli uffici, non si vedono invece addetti Ryanair. 3 minuti fa ci hanno avvisato. 3 minuti fa vi hanno mandato una mail? No, un messaggio, un sms. Avete già fatto il check-in, avete già imbarcato? Già imbarcato. Forse la compagnia di Michael O'Leary, che ha sempre cercato di tenere i sindacati fuori dall'azienda, non si aspettava un'adesione così alta, il 60% secondo Filt, CGL e Will Trasporti. I sindacati denunciano comportamenti antisindacali, come già avevano fatto pochi giorni fa i colleghi in Belgio, e ENAC ha chiesto spiegazioni all'autorità per l'aviazione civile irlandese. Quello che stanno chiedendo è una cosa che nelle aziende normali in questo paese viene riconosciuto e non c'è bisogno di fare iniziative di sciopero o di protesta, cioè semplicemente chiedono di potersi organizzare tramite organizzazioni sindacali e di poter avere titolo nella discussione delle loro condizioni di lavoro all'interno dell'azienda. Ha convertito le giornate di riposo dei dipendenti in giornate di riserva in aeroporto e hanno messo un numero massiccio di personale in aeroporto pronti a partire. Contemporaneamente allo sciopero l'azienda ha annunciato un taglio del 20% della flotta di Dublino, mettendo a rischio 300 posti di lavoro. Il motivo è il calo delle prenotazioni dovuto agli scioperi, dice la compagnia, la cui credibilità però aveva già subito un duro colpo con i voli cancellati tra settembre e ottobre scorso, ufficialmente per lo smaltimento delle ferie e degli equipaggi. Ci fermiamo, ma torniamo con lo sport tra poco. Di nuovo insieme, cominciamo dal calcio. Domani avremo i calendari e avremo anche qualche notizia in più sulle trattative di mercato che potrebbero clamorosamente cancellare Sgarbi, che sembravano scolpiti nella pietra. Abbiamo anche la composizione della nuova Serie A e anche questa non è banale visto quel che ci si aspettava. Improcedibilità. Il tribunale della Federcalcio dà ragione al Chievo, rendendo nullo il processo riguardante le presunte plusvalenze fittizie. La società veneta sarà regolarmente al via della prossima Serie A e senza alcuna penalizzazione. Un vizio di forma, la mancata convocazione del presidente veronese Campedelli, ha mandato in fumo mesi di indagini e le speranze di ripescaggio del Crotone. Gli atti sono stati restituiti alla procura, che può presentare appello o istruire un nuovo procedimento. Ma a quel punto, anche in caso di colpevolezza, con il campionato già partito, domani la compilazione del calendario, sarebbe impossibile chiedere la retrocessione del Chievo. Per il già fallito Cesena, invece, il tribunale della Federcalcio ha chiesto 15 punti di penalizzazione, da scontare probabilmente nel prossimo torneo di Serie D. Nel frattempo il mercato è travolto dalle voci sul possibile ritorno di Bonucci alla Juventus. Nelle ultime ore il DT in pectore del Milan, il brasiliano Leonardo, ha avuto frequenti contatti con la dirigenza bianconera. Al centro dei discorsi una mega operazione tra le due società che potrebbe coinvolgere anche Caldara, preferito a Rugani, Benatia e Piazza, pronti a lasciare Torino per un effetto domino completato da Gonzalo Higuain. Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo il Pipita avrebbe meno spazio, ma è improbabile uno scambio alla pari con Bonucci. Per il bomber argentino Marotta vuole un conguaglio di 25 milioni. Si continua a trattare, mentre negli Stati Uniti Juventus e Milan debuttano oggi all'International Champions Cup. La squadra di Allegri affronterà il Bayern Monaco, quella di Gattuso, sul quale pende la minaccia di Antonio Conte, sfiderà invece il Manchester United. Esordio anche per la Roma, impegnata con gli inglesi del Tottenham dopo la beffa subita dal Barcellona nella corsa a Malcolm. Vanamente atteso a Ciampino, l'attaccante brasiliano si è presentato così ai tifosi spagnoli. Pollici in alto,
alto e classico bacio allo stemma blaugrana, immagini poco apprezzate dal club di Trigoria, intenzionato a fare causa al Bordeaux. Avevamo un accordo con il giocatore e con i francesi, ma ne troveremo uno più forte, ha assicurato il DS giallorosso Monchi. Lo dico anche a mio tifosi. E poi c'è la pedana cinese dei mondiali di scherma che continua a dare soddisfazioni, peraltro è arrivata poco fa un argento alla squadra della sciabola maschile che ha perso la finale contro la Corea del Sud, ma nella giornata di ieri avevamo infilzato il terzo oro in 3 giorni di gare finali. È l'oro che non ti aspetti, l'ha vinto Alessio Foconi, che non è più un ragazzino, 28 anni e mezzo, ternano. Ha passato una vita a vedere gli altri vincere, sperando che prima o poi toccasse anche a lui, e quel giorno alla fine è arrivato. Alessio Foconi è campione del mondo nel fioretto, per lui è la prima medaglia individuale. Un anno fa ai mondiali di Lipsia fu oro a squadre. Stavolta ha fatto tutto da solo, battendo i migliori, compreso l'inglese Cruz, in una finale che è il riassunto della sua storia. In svantaggio, ha faticato, si è difeso, poi la grande rimonta. Step by step in inglese. Botta dopo botta, riuscire a recuperare, comunque è un assalto che io sul primo muto, inizio stagione, me l'aveva data di santa ragione proprio facendo la sua scherma, invece piano piano sono riuscito a recuperare, ho visto che era molto stanco, si toccava la gamba, allora ho cercato di alzare un po' il ritmo e mantenere, infatti ho visto che si è buttato molto e mi ha regalato qualche botta, me l'ha regalata, ho sfruttato il suo momento no e mi sono andato a prendere la vittoria, e dai! Ci sono vittorie che valgono di più perché raccontano quello che sei stato e quello che sei e dicono che non c'è differenza, raccontano che i tempi per arrivare alla gloria possono essere diversi. Io non ho mai mollato, botta dopo botta, assalto dopo assalto, gara dopo gara, spesso sono stato a guardare le gare dalle tribune perché me le davano, insomma. Poi ho lavorato tanto, sono un gran lavoratore, mi piace allenarmi e ho dato tutto e adesso sono qui campione del mondo perché devo dire me lo sono meritato. Alessio Foconi è nato a Roma perché mamma Patrizia, medico chirurgo, ora in pensione, ha preferito partorire nella capitale, ma sono cresciuto e vivo a Terni, ci tiene a precisare. Di sé dice che è un gran faticatore e che ha avuto la fortuna di incontrare le persone giuste, a cominciare da 2 maestri della scherma, Giulio Tommasini e Filippo Romagnoli. Racconta che il suo piatto preferito è la carbonara e avverte tutti che sono in arrivo grandi abbuffate e chiama la compagnia degli amici con i quali in questi giorni di ritiro ha fatto lunghe partite a carte perdendo sempre, tanto che l'hanno chiamato bancomat, ma ora che ho vinto loro li ho sbancati io. Dice che avrebbe voluto piangere al momento della premiazione come fanno tutti, ma invece non è uscita nessuna lacrima. In compenso però l'elenco dei ringraziamenti di quelli che non finisce mai, genitori, fratello, maestri, amici, conoscenti e naturalmente la fidanzata Maria Vittoria che fa l'attrice in questi giorni è in scena con uno spettacolo e quando glielo fanno notare la battuta di Alessio è splendida e quando mi ricapita. Allora andiamo al Tour de France, il giorno del giudizio potrebbe essere una tappa molto breve ma molto faticosa, 65 chilometri, quasi la metà sono in salita, oltretutto c'è una novità, la prima in assoluto, far partire i corridori a scaglioni sulla base della classifica generale, dunque tra i primi 20, compresa la maglia gialla Thomas, vedremo come andrà. La giornata di passione è stata quella di ieri, i contadini che hanno fermato il gruppo con le balle di fieno lungo il percorso, la polizia che è intervenuta con i gas urticanti che hanno causato problemi respiratori anche ai corridori, tra interruzioni e cadute, poi è quasi passata sotto silenzio l'impresa dei francesi Alaphilippe che ha conquistato la seconda vittoria di tappa legittimando ulteriormente la sua maglia a pois, ed eccola qua. Ci fermiamo e grazie per averci seguito, naturalmente Telegiornale torna come sempre alle 20 stasera, una buona giornata. Credo.